La linea automatizzata per la produzione di unità base dei personal computer Olivetti è una delle più avanzate del settore. Nel progettare e realizzare questo impianto, Olivetti ha privilegiato l'applicazione dell'informatica all'automazione spinta delle singole fasi di lavorazione, per garantire una gestione integrata dell'intero ciclo di produzione. Un sistema di computer collegati tra di loro in rete controlla ogni fase produttiva, ottimizzando il flusso dei materiali e il lavoro della fabbrica sulla base degli ordini ricevuti. Il sistema di gestione mantiene inoltre sotto controllo continuo la qualità del prodotto. La fabbrica automatica è stata progettata per la produzione dei personal computer M24 e grazie alla sua flessibilità può oggi produrre l'attuale gamma e in futuro nuovi computer. La gestione del flusso dei materiali, dei moduli e delle informazioni necessarie al sistema avviene in tempo reale attraverso un sistema di codici a barre con lettori laser. Questo sistema informativo permette di produrre computer con l'impiego di altri computer. La fabbrica è suddivisa in tre aree principali: assemblaggio e collaudo delle piastre elettroniche, assemblaggio e collaudo delle varie configurazioni di unità base, imballo del prodotto finito e spedizione. La prima fase di lavorazione prevede il montaggio automatico dei componenti elettronici e dei chip sul circuito stampato. Tutti questi componenti, già controllati all'arrivo in base a rigorose specifiche tecniche, vengono ancora verificati singolarmente al momento dell'inserimento. Il sistema di gestione determina esattamente quali componenti occorre inserire nei diversi tipi di piastra. Le piastre sono poi trasferite in un magazzino intermedio. All'entrata, un lettore laser legge il codice a barre e lo registra nel sistema informativo, che può così gestire esattamente la disponibilità e la localizzazione delle diverse piastre e determinare l'ordine di prelievo per la successiva fase di lavorazione, secondo criteri di ottimizzazione globale. All'uscita dal magazzino, le piastre raggiungono un'area di completamento, dove i componenti, per le configurazioni particolari, vengono montati a mano. Le piastre passano poi attraverso una saldatrice ad onda e successivamente attraverso l'impianto di lavaggio ad acqua. Sono quindi sottoposte a due test diagnostici, collaudo parametrico e collaudo funzionale. Le piastre non rispondenti ai limiti qualitativi prefissati vengono inviate alla riparazione con le informazioni relative ai componenti da sostituire. La fase successiva è il montaggio dei gruppi elettronici nelle differenti configurazioni di prodotto finito. Questi vengono inseriti in speciali contenitori e trasportati in camere termiche. Questa fase è denominata burn-in, prova di funzionamento in temperatura. I gruppi, collegati al sistema di collaudo tramite un connettore multiplo, vengono sottoposti ad una serie di test funzionali, diagnostici e specifici per ogni singola configurazione. Un altro dei rigorosi controlli qualitativi gestito dal sistema informativo. Il ciclo del burn-in è controllato in tempo reale da un personal computer collegato alla rete. A test avvenuto, i contenitori vengono prelevati dalle camere termiche e portati nel settore in cui vengono controllati i gruppi elettronici e successivamente trasferiti su pallet per l'assemblaggio finale. Da un magazzino automatico vengono prelevati moduli e parti per la preparazione dei kit di montaggio, trasferiti alla fase successiva per l'assemblaggio e un primo collaudo. Le unità base passano poi al collaudo automatico prolungato Run-in, dove vengono controllate utilizzando una speciale apparecchiatura che simula tastiera e video e registra il risultato delle varie prove. Le unità che superano il test accedono alle fasi successive: montaggio della carrozzeria, collaudi finali, imballo. Un campione viene prelevato per il controllo finale di qualità, per ricavare gli indici di qualità e di affidabilità dei prodotti finiti.
Il sistema di gestione provvede a prelevare i prodotti finiti dal magazzino sulla base della necessità di composizione degli ordini e della destinazione. I prodotti sono automaticamente imballati e avviati alla spedizione con la documentazione messa dal sistema. Il tocco finale in questa fabbrica che utilizza computer per produrre computer.